Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Beyond to Soul. Nell'ultima puntata eravamo a Ranch, se ricordate. La ricominciamo là dove l'avevamo lasciata, ma prima c'è la sigla. Riprendiamo. Allora. Il cavallo ci aveva portato qui. Vedi qualcosa, Aiden? Ah, aspetta. Aiden, tu che vedi? Un'entità ha massacrato i soldati del forte. E se fosse Iezu? L'albero biforcuto. Devo trovarlo. Ma l'albero biforcuto. Guarda, Jody, l'unico albero. Aspetta, quello lì. Ma anche no. Mi sa che dobbiamo ripigliare il cavallo. Cercare sto albero. Boh. Come iniziare bene una puntata? Va bene. L'albero biforcuto. Papperva, papperva, papperva. Non so, io nella vastità del deserto dove cazzo devo andare, io non lo so. Ma
Sarà questo? Anche no. Cavalchiamo per la prateria, vabbè, dai, d'accordo, così. Così io. Un albero biforcuto. Oh. Devo trovare un albero biforcuto. Scusa, no, non so da che parte. Quindi di là no. Di là. Ne ho trovato uno, non ti andava La forca bene? del diavolo. Ah, quello là. Il posto che c'era nella mia visione. Quello là. Cazzo, prima non c'era. Scendi da cavallo. Ciccia. Che ci famo con l'albero biforcuto qua? Ma beh. Si fa aria. Dall'entità. Spettri. Indossavano queste maschere rituali. Ci ho preparato i buchi. Niente, ci facciamo un piccolo tesoro oggi. Qui il talismano non c'è. Della nonna. Il quinto talismano. L'ha messo al collo del neonato. Aiutami, Aiden. Devo vedere cosa è successo. Veloce. Non ho capito. È tutto così confuso. Come se mancasse qualcosa. Mostrerò il talismano a Paul. Forse lui sa qualcosa. Comincia.
successo? È venuto in pieno giorno! Siamo corsi verso la casa, ma papà! Vivo. Papà è caduto! Cori, prendi l'auto! Porti, maledizione, porti! Non si accende, Jay! Non si accende! L'entità sta tornando. Dobbiamo entrare in casa. Questa proprio non ci voleva. Non abbiamo altra scelta. Sai bene che non puoi affrontare uno spirito. Quella che aveva quel bambino. Me la regalò mia madre, come sua madre fece con lei. E mi fece anche dono di questo. Talismano. Il quinto talismano. Qui è cominciato tutto. Devo guardare con attenzione. Ricordare ogni dettaglio. I vostri antenati evocarono Yeitsu qui. Loro erano smarriti, pieni di odio per l'uomo bianco. Chiamarono lo spirito per uccidere i nemici e avere finalmente vendetta. Tobi si rivoltò contro. Aveva ancora sete, ed era sete di sangue. E qui Yeitsu è tornato. È venuto a prendersi le nostre vite. I vostri antenati sono i guardiani che proteggono la casa. Sapevano di aver sbagliato. Così sono ritornati per proteggerci dal male che avevano scatenato. Se hanno portato qui l'entità, ci dovrà pure essere il modo di rimandarla nel suo mondo. Compirono un rituale per aprire il passaggio. Io ricordo ancora l'incantesimo, ma il rituale è perduto nei tempi. Io l'ho visto. Ho visto il rituale nella mia visione. Lo preparerò io e lei mi aiuterà con l'incantesimo. Fai presto. Anna, sta arrivando. Bene. E dove lo facciamo? St'incantesimo. Qua in mezzo? Un falò. Devo accendere un falò davanti alla casa. Dici te, Jody, a me va bene. Jody, ma che fai? Fidati di me! So quello che dobbiamo faccio! Dobbiamo entrare, la tempesta si sta avvicinando! Lasciala fare, Jay! Shimasani, tu hai parlato! Un bastone, Jody! Trova un bastone per tracciare i segni!
qualcuno. Fatto. Ora i talismani. Devo ricordare l'esatta posizione di ogni sciamano. Cavallo. Perché non ci ho pensato? Sei tu la quinta anima, Aiden! Ah, sì. Prendi il posto del cerchio, fa presto! Jody! Il condor passa. Shevasani! No! Nessun uomo bianco è mai stato dove ti sto portando. La mia gente vi seppellisce i defunti da centinaia di anni. Ah, che bello. Per noi, grazie. È terra sacra. Romantico. Ma è morta la nonna, insomma. C'è un cavallo libero qui.
Questo mi porta in un posto romantico, in un cimitero. Devono far commuovere anche. Facciamo il funerale al nonnino. Perché due? Anche il papà è morto. E porco diavolo, un dramma. Queste sono le ossa dei tuoi antenati. Sono certa che avrebbero voluto essere sepolti insieme alla loro gente. Avrei potuto salvare Paul. Ma non l'ho fatto. Non devi darti colpe. Mio padre ora è con Shima Sani e i suoi antenati. È felice dov'è? Scusate, non parlo perché c'ho il groppo in gola e mi viene da piangere. Vai via, resta, ma a far cosa? Non ho capito però io. Posso anche restare in un cimitero, ma a far che? Cosa dovrei fare? Poi perché sono tutta storta qua? Allora, qua ci sono le due tombe nostre. Dove dovrei andare su?
scusa, non ho visto. Quindi vuoi vedere? E così hai deciso. Vuoi vedere che ha origini ci sono indiane, delle cose del mio passato, la mia Jody, che devo sistemare. Credo di poterle affrontare adesso. Hai fatto molto per noi. Per noi e per la nostra gente. Se non trovi quello che cerchi, torna da noi. Sicuramente. Qui avrai sempre una casa. Grazie. Cucciolo. Anche tu. Non ti dimenticherò, Cori. Bacio, bacio. Ad Ashki mancherai molto. Ashki. Posso portarmi il cavallo? Un giorno tornerò a trovarlo. Ehi, Jody! Non avrai intenzione di fartela a piedi? Bella. Soprattutto nuova. Mi ci è voluto un po', ma sono riuscito a sistemarla. Prendila. È tua. Questo è il nostro grazie. Ci tocca andare via, ma mi viene da piangere. Allora c'è John e la vecchia. Beh, gli spiriti. E ragazzi, chiudiamo così la partita, anche perché io mi sono parecchio commossa e non riesco più a parlare. Abbiamo trovato dei nuovi amici, quindi questi indiani, questa famiglia di indiani. Purtroppo la nonnina e John sono morti, però come abbiamo visto nell'ultima scena, erano tutti insieme, ciò vuol dire che le loro anime sono rimaste tutte unite. E Jody ha capito qualcosa probabilmente del suo passato e vedremo nella prossima puntata, anche perché penso che siamo quasi alla fine, e che cosa succederà e cosa avrà capito Jody di preciso. Vi saluto tutti ragazzi, noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!